Buongiorno, oggi è giovedì 17 giugno, benvenuti al nostro appuntamento quotidiano con l'edicola rassegna stampa che iniziamo col leggere la pagina iniziale del Corriere della Sera, dove ci sono riferimenti alla situazione politica internazionale alla luce del vertice di Ginevra. Vediamo il titolo: Biden-Putin riparte il dialogo. No a una guerra fredda, lui diverso da Trump. Via i negoziati sulla cybersecurity. Accordo per il ritorno degli ambasciatori nelle loro sedi, le accuse incrociate su Navalny e Guantanamo. Ci sono delle valutazioni comunque nel complesso positive che vengono espresse anche dagli stessi osservatori, i quali affermano che l'esigenza del dialogo, molto avvertita in ambito internazionale, sta ripartendo alla luce anche dell'esito del vertice di Ginevra. Ci sono poi varie prese di posizione. L'articolo di fondo, un passo diverso, è legato proprio ai risultati di questo vertice. A centropagina una fotografia che testimonia la bella serata, la bella vittoria ottenuta dalla nazionale italiana contro la Svizzera. Altra prova convincente all'Olimpico, doppietta di Locatelli e gol di Immobile, 3-0 e gol annullato anche a Chiellini. La Francia toglie le mascherine, l'Italia ci pensa, l'ipotesi basta protezioni dal 15 luglio, perlomeno è quanto viene ipotizzato, anzi in Francia sembra ormai essere certo, l'Italia ci sta pensando. Vediamo la Repubblica, la fotografia Biden-Putin, la sfida del dialogo, il vertice di Ginevra. I due presidenti per 3 ore faccia a faccia, via la trattativa su nucleare, cyber security, ritorno degli ambasciatori e basi nell'Artico, scontro su diritti umani e Ucraina. Lo spartiacque diplomatico è il giudizio di Paolo Galimberti, però ecco, come detto, l'impressione è che le valutazioni complessive espresse e formulate dai vari osservatori di politica internazionale siano positive per gli esiti di questo colloquio. Effetto Covid, mai tanti. Così tanti nuovi poveri. In effetti ci sono delle ripercussioni importanti anche dal punto di vista della tenuta economica per alcune fasce sociali. Virus è scontro sullo stato di emergenza, mentre Torino caccia al consenso nelle periferie. Queste sono alcune valutazioni espresse da Repubblica. Vediamo la Nazione. Biden e Putin, dialogo necessario. A Ginevra lo zar tiene il punto, però elogia il presidente degli Stati Uniti, che replica: bene, nessuno vuole un ritorno alla guerra fredda, nessuno in effetti ne sente la necessità. L'impegno a collaborare sui cyberattacchi, tornano gli ambasciatori, archiviato Trump, ma non è stato un vertice storico. Questo è il giudizio che viene riferito, riportato dalla Nazione. Doppietta di Locatelli, poi Immobile, 3-0 anche alla Svizzera, l'Italia diverte e vince, gli azzurri di Mancini sono già agli ottavi, un cammino che è sicuramente più che positivo sia dal punto di vista dei risultati sia dal punto di vista delle prestazioni offerte. Poi ci sono ovviamente anche anticipazioni sulle notizie all'interno pubblicate dal quotidiano. Tavolini, l'orario della ZTL si allunga fino alle 24 ad Arezzo. La maturità dei figli della didattica a distanza è andata bene, una maturità particolare, ma che non ha perso comunque il suo vero autentico significato. E poi arriva in città con la mille miglia Mister Fiat John Elkann. All'interno, ecco la cronaca di Arezzo della Nazione. La ZTL del weekend allunga alle 24, il comune verso l'ok da domani alla richiesta delle associazioni dei commercianti. Poi il bilancio della prova dell'esame di maturità, feste in strada per i maturi, in bocca al lupo a loro per il proseguo della loro vita e per i loro successi futuri in ambito professionale. Poi economia, sociale e futuro, online il Consiglio Comunale aperto, appuntamento oggi, e quindi molte le offerte, soprattutto di lavoro, nel capoluogo e in provincia, e queste in fondo sono notizie che salutiamo con soddisfazione. Vediamo all'interno: i figli della DAD agli esami tra spumante e fiori, sta andando bene, i genitori fuori esultano, queste sono indicazioni che confortano, sono indicazioni sicuramente positive. Che stress, ma ce l'abbiamo fatta, i professori ci hanno messo a nostro agio, professori quindi comprensivi dopo quanto è accaduto quest'anno, che ha fortemente condizionato comunque la didattica. L'ASL al lavoro per i vaccini drive-thru, sale la diffidenza verso Astra e Johnson. Questo è un po' il punto della situazione vaccinale in provincia di Arezzo.
Ripartenze, il nuovo volto del fine settimana, tavolini, la ZTL domani torna alle 24 e dal patto etico spariscono i prezzi. Questo è il frutto anche dell'accordo tra comune e associazioni di categoria. Consulenze d'oro, citati in causa Ubi e Intesa, questo è il contenuto del primo servizio filmato di questa edizione della nostra edicola Rassegna Stampa. Anche Ubi Banca figura tra i soggetti chiamati in causa per il filone consulenze relativo al crack Etruria, una scelta che ha spiazzato gran parte dei presenti. Luogo e decisione che non ti aspetti, il processo legato al filone delle consulenze d'oro è tornato in Sala dei Grandi nel Palazzo della Provincia e tra i test ammessi a giudizio il prossimo 6 ottobre è stata chiamata anche Ubi Banca, istituto che sotto il profilo giuridico non esiste più dopo la fusione con Banca Intesa. In tutto sono 200 le parti civili ammesse dal giudice Ada Grignani. La decisione è stata presa al termine dell'udienza di stamani, dove è ripreso uno dei segmenti più intricati dell'affare Etruria. Tra i chiamati a rispondere anche per bancarotta colposa 14 ex dirigenti dell'istituto di via Calamandrei. Tra le consulenze contestate gli incarichi affidati a Mediobanca e Bain, Grande Stevens e Zoppini i destinatari delle consulenze. Secondo la pubblica accusa non ci fu una corretta vigilanza e gran parte delle stesse si rivelarono inutili per gli interessi dell'ente. Questo il servizio che abbiamo appena visto. Diamo adesso qualche notizia sulla situazione dei contagi nel territorio della provincia di Arezzo. In provincia si registrano 7 casi di positività al Covid fino alle 14 di ieri. In tutta l'area della Toscana Sud ammontano a 29 le persone interessate dal contagio. Ci sono 6 guarigioni e nessun decesso. I positivi nell'Aretino sono 3 nel capoluogo, 1 a testa a Castiglion Fiorentino e Monte San Savino, mentre gli altri 2 sono segnalati a Cortona. Al San Donato i ricoveri in bolla Covid sono attualmente 8, mentre è stata azzerata la terapia intensiva. In provincia sono stati effettuati 481 tamponi, mentre 288 sono ancora i soggetti a carico. E poi ricordiamo anche un appuntamento che da stasera inizia sulla nostra emittente, quindi anticipiamo anche i nostri programmi. Dalle 21.30 fino al sabato, alle 23.30, il direttore Luca Caneschi e l'intero staff della nostra emittente presentano 50 ore di giostra. Questa trasmissione, una trasmissione evento, è giunta alla sua terza edizione. Ovviamente poi ci sono anche gli altri appuntamenti legati all'informazione. Quindi da stasera alle 21.30, sabato alle 23.30, 50 ore di giostra. Torniamo a leggere insieme La Nazione, parliamo della Mille Miglia. Con la Mille Miglia arriva anche John Elkann. I VIP a questa grande rievocazione storica che interessa anche altre zone dell'Aretino, per esempio Cortona, dove ci sarà il regolare passaggio. Poi qualche notizia, per esempio, dai comprensori, oltre ovviamente agli inserti relativi al lavoro. Terre della TAV, primi convogli e zero disagi, arrivano alla stazione di San Giovanni Valdarno e poi vengono agganciati a un locomotore e trasportati nell'area ex mineraria di Cavriglia. La città rende omaggio al Conte Volante. Durante l'atteso transito della Mille Miglia è prevista anche la collocazione del busto di Gastone Brilli Peri in Piazza Varchi. Ritorna la Chianina tra cultura e tradizione, da domani a domenica l'attesa ciclostorica della Vallata, un appuntamento sempre più frequentato, dobbiamo dire. Tutto sul Festival della Ripartenza, qui siamo a Foiano perché ci sono molti appuntamenti, fra l'altro il festival inizia proprio quest'oggi e andrà avanti per tutta l'estate, mesi di luglio, agosto e in parte anche settembre. Poi dalla Valtiberina la debuttante Laura Chieli, primo candidato a sindaco a Sansepolcro, e quindi dal Casentino sentieri nel Prato Magno avviato il recupero nel versante casentinese, quasi 700.000 euro finanziati per il recupero appunto di questi sentieri. Vediamo adesso il Corriere di Arezzo. Peculato, avvocato restituisce soldi a Coingas, assegno inviato da Bigiarini alla SPA dei Comuni che è al centro della bufera giudiziaria, titola il Corriere. La somma è ritenuta dal PM malversazione. Questo è il titolo di apertura del Corriere di Arezzo. Poi la fotografia che fa riferimento alla maturità al tempo del Covid, tra ansia e fiori.
Quindi a fondo pagina, Consulenze Etruria, anche Intesa e Ubi nel processo, abbiamo visto il servizio filmato. Poi ci sono le notizie dal mondo, dall'Italia e quindi anche dalla Toscana. Vediamo anche la cronaca di Arezzo, Consulenze Etruria, chiamate in causa anche Intesa e Ubi. Poi si prosegue, l'avvocato Bigiarini ha restituito a Coingas i 14.000 euro che per il PM furono peculato. Questo è un altro aspetto della vicenda. Più distratti alla guida dopo il Covid, vale a dire ci sono delle conseguenze evidentemente anche alla guida delle auto, alla luce anche dell'emergenza sanitaria e soprattutto di quello che ha imposto durante questo anno e mezzo. Maturità nell'era del Covid, ansia, coriandoli e fiori. Viene restituito dal giornale un quadretto nel complesso positivo perché in effetti ci sono stati molti giudizi positivi favorevoli anche degli stessi studenti al termine della prova. Via Filzi ancora intrusioni nell'ex asilo dormitorio che deve diventare caserma. Un problema questo ricorrente soprattutto in quella parte della città. Siamo in zona Saione. Buoni per i centri estivi dal comune 200.000 euro in sostegno alle famiglie. Questa è un'iniziativa che è stata intrapresa dal comune di Arezzo, la illustra l'assessore Lucia Tanti. Da San Giovanni Valdarno, Casa della Cultura apre le porte, investiamo su saperi e relazioni. San Giovanni Valdarno, sabato è prevista l'inaugurazione dopo il restauro. Vediamo adesso il prossimo servizio di questa edizione della nostra rassegna stampa. Torniamo a parlare ancora di vaccinazioni. Domenica Open Day Pfizer over 50 al Tenda e al centro affari, aperti dalle 20 alle 24. Chi è in fila ed è più giovane sarà vaccinato se avanzeranno le dosi. L'ASL raccomanda di arrivare agli hub vaccinali con serenità. Questa è una raccomandazione. Il direttore generale D'Urso affronta la questione AstraZeneca. I giovani che non vogliono Pfizer come seconda dose non potranno fare AstraZeneca. Vaccinarsi non è obbligatorio, ma di certo, afferma, non faremo Astra agli under 60. Direttore, da domenica ad Arezzo ci saranno gli Open Day Pfizer al Teatro Tenda e al Centro Affari per over 50, quindi avete trovato un modo per farli questi Open Day? Sì, ma gli Open Day che facciamo prevedono l'utilizzo del vaccino Pfizer-BioNTech. Gli Open Day Astra, dopo le ultime vicissitudini di questo vaccino, sono stati sospesi, e una vaccinazione riservata a persone residenti nell'ASL Toscana Sud-Est che, anche se hanno prenotato, hanno voglia di venire a fare il vaccino in maniera libera, senza troppa burocrazia. Chiunque vorrà potrà mettersi in fila, quindi anche persone più giovani possono partecipare a questo Open Day? Allora, l'Open Day è riservato a persone che hanno più di 50 anni. È anche vero che l'obiettivo è vaccinare e, nel limite delle dosi disponibili, potranno essere utilizzati anche per persone che hanno un'età inferiore ai 50 anni. E come la mettiamo con i giovani che non vogliono fare Pfizer e vogliono continuare a fare AstraZeneca? Mi pare che il vaccino AstraZeneca nelle persone che hanno un'età inferiore ai 60 anni abbia dato qualche problema, di cui le cronache nazionali hanno dato anche risalto. Quindi suggerisco di utilizzare, di seguire pedissequamente le indicazioni regionali. Se uno vuole fare un altro vaccino? Allora, nel caso del vaccino AstraZeneca, questo esercizio, come diceva lei, non è consentito in Regione Toscana. Torniamo a leggere il Corriere di Arezzo, riferimento alle elezioni amministrative a Sansepolcro con l'individuazione dei candidati degli opposti schieramenti. Elezioni e Laura Chieli il primo candidato, torneremo a essere una città di pregio. Questo è il punto di vista del candidato di Sansepolcro Futura, che promuove il nome della maestra 49enne. Affitti, aiuti a chi non ce la fa, questo a Bibbiena. Sono aperte le domande di accesso alle graduatorie del comune per le famiglie fragili, sostegno alla fascia di popolazione maggiormente in difficoltà che con il Covid ha accresciuto il disagio. Poi vediamo anche lo sport. Manzo, impegnati a riportare l'Arezzo davvero dove merita, perché ci sono state alcune voci che parlavano di un interessamento alla Salernitana. E Manzo smentisce: al momento l'Arezzo resta l'obiettivo prioritario, impegnati a riportare l'Arezzo davvero dove merita.
e poi la Chianina ciclostorica, tutto pronto a Marciano della Chiana per questo evento, mentre il Montevarchi saluta la Serie D e si affaccia alla Serie C con un poker, chiusura in bellezza al Brilliperi contro il Tiferno. I rossoblù si aggiudicano l'incontro per 4-0. Bene, possiamo terminare qui la rassegna stampa di questa mattina, ricordare l'appuntamento da questa sera con le 50 ore di giostra condotta dal nostro direttore Luca Caneschi. È tutto, grazie della cortese attenzione, buona visione e buon ascolto con i nostri programmi.